Allora, mister. Dopo la vittoria. Si ritorna alla vittoria, però prima vittoria dell'anno, anno nuovo, questa volta la sosta, diciamo così, non vi ha tagliato le gambe, tra virgolette. No, no, abbiamo sfatato quest'altro tabù. Cioè, ci stiamo. No, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto un'ottima gara, era importante vincere. In questo momento, dico la verità, non ci interessava tantissimo, insomma, la prestazione, perché le ultime partite sono state eccellenti le prestazioni e i punti quasi niente. Invece oggi siamo riusciti sia a cogliere una grande prestazione, una vittoria che ci dà soprattutto morale, ci dà la possibilità di continuare a credere in quello che facciamo durante la settimana. Senti, vedendo il secondo tempo, sarebbe più facile del previsto. Sì, sì, nel senso, dopo aver sbloccato la partita, sì. Però nel primo tempo comunque siamo stati un pochettino troppo contratti, abbiamo avuto, ritengo, anche il pallino del gioco, sfruttando però poco alcune situazioni. Abbiamo sfruttato poco questa loro difesa alta, abbiamo fatto pochi tagli e quindi abbiamo creato poco. Nel secondo tempo queste cose sono state fatte con maggiore intensità e con maggiore convinzione e abbiamo fatto una partita, insomma, dove avremmo meritato, secondo me, di vincere almeno con altri 2-3 gol di differenza. Senti, questa vittoria dimostra che questo video può andare avanti con qualche opera in meno? Io prima della partita l'ho detto questo, quindi il campo ha detto questo. Io ho detto questo perché conosco i miei giocatori. Molti di loro, e qui è importante dirlo, molti di loro hanno pochissima esperienza in categoria. Non faccio i nomi, l'elenco, perché secondo me ognuno di voi che fa questo mestiere può andare tranquillamente su tutti questi siti, calciatori.com, dove ci andiamo tutti, e guardare se è vero. Ho sentito di sfuggita il mister qualcosa di differenza, io ci tengo a dire questo. Secondo me bisogna dare merito agli avversari quando si vincono le partite e comunque dire la verità. Oggi ho letto sul giornale, secondo me è stato uno sbaglio del giornalista, non so, del quotidiano della Calabria, secondo me è stato uno sbaglio, perché il mister ha detto che non è la mezza, no? Chi ha fatto l'articolo? Di Vippo, non lo so chi è, non so. Ha scritto che abbiamo giocato all'andata con 6 undicesimi dell'anno precedente, cosa non vera, ce n'erano due più il portiere forte che spesso giocava in panchina lo scorso anno. Dicono che magari loro giovani sono giovani con poca esperienza. Stefanini ha fatto 60 partite tra C1 e C2 ed è comunque un 87. Donati la stessa cosa. Mineo in 88 ha fatto 50-60 partite in Serie C. Io controllate se sbaglio, insomma. E quindi queste cose non servono a niente. Si è perso o si è vinto. Bisogna avere comunque, secondo me, l'onestà intellettuale di ammettere queste cose. Quindi a me non è che mi interessa tanto quando ho giocato contro il Latina, chi erano gli avversari, se erano forti. Queste sono cose secondo me importanti. Non mi metto a dire che Scalese ha fatto 3 presenze lo scorso anno, Paonessa 1, Iannazzo 2, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, queste secondo me sono delle cose importanti. Vabbè, comunque mister Tosi alla fine, insomma, si è complimentato comunque per la squadra, perché non è un problema questo. No. Io dico che ci vuole onestà quando si parla con la gente. Non è che sto dicendo che assolutamente, ne guarderei bene. Gli ho fatti i complimenti, bravo allenatore, grande persona, sta facendo benissimo, però ultimamente ha detto delle cose inesatte. Cioè, non è che ho detto che assolutamente non ci mancherebbe, sta facendo un grande lavoro. Sei dell'anno scorso. Sta facendo un grande lavoro e gli faccio il cuore in bocca al lupo, però voglio dire, non possiamo far passare la Vigor Lamezia per uno squadrone dove noi oggi abbiamo giocato con un minutaggio 89 in giù. Noi oggi abbiamo giocato con un minutaggio di 600, allora con un minutaggio di 560. Quindi la Vigor oggi ha giocato con un minutaggio superiore alla Vibonese. Queste cose le sapete? Sì, vabbè, certo. No, se le sapete, bene, se no ve le dico io. No, ma qua ci sono le tacche. Vabbè, quindi fatevi conti. Per cui, quando perdo, ho perso. Noi eravamo dall'89 in giù 5, allora erano 3. Non conta l'età. Vabbè, non fa niente, andiamo avanti. Con
con le 88 poi siamo 7. No, siamo... Ho detto quello che devo dire perché è giusto dire. Massimo, la formazione è schierata, c'è confusione, se chiudono la porta non sento niente. Come? Stavo dicendo la formazione che hai studiato, sì, ma nella testa che hai mandato e che hai schierato, oppure non hai schierato ancora la formazione? No, avevo qualche dubbio nel senso. Insomma, su Paonessa, Iannazzo, insomma, ragazzi che hanno lavorato in settimana, però insomma credo che alla fine mi sia andata anche bene. Stavo per levare Rondinelli, ha fatto gol, ci vuole anche un po' di fortuna nella vita, no? Magari se era pure Mangiapane, se era stato sostituito prima non era squalificato. Lo so. Qui siamo stati sfortunati. Ecco, certo. Infatti sono momenti, bisogna. Perché magari si era visto che era un po' quasi l'arbitro, pare che un paio di volte lo aveva già. Sì, 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 è stato leggero. Grazie, stato leggero. Poi alla fine, insomma. È stato leggero. Mister, una domanda. Ma con questa nuova politica. Si avesse cacciato prima. O no? Già l'arbitro già aveva un paio di volte graziato. Sì. Mister, una domanda. Con questa nuova politica decisa dalla società di valorizzare, di puntare di più sui giovani. Mi è sembrato che le aiutano le scelte, perché no, sono nelle scelte sono in grande difficoltà invece. Sono in grande difficoltà. Oggi sono rimasti fuori due grandi calciatori come Catalano e Parisi, cioè voglio dire, senza offesa per Trovato, Sinicropi, o chi per loro, per Gianfranco che ha fatto una grandissima partita, però sono due giocatori importanti. Agli uomini contati dei posti. Ma non è facile perché nel momento in cui stanno tutti in forma e ne metti qualcuno fuori è peccato. Però noi questo ce lo siamo imposto come spogliatoio. Oggi Parisi e Catalano sono stati in una grandissima tensione per il risultato, non è che erano lì, quindi vuol dire che il nostro progetto con questi uomini è giusto. Pensa, a proposito di Gianfranco Rondinelli, ma da quando gioca trequartista stiamo vedendo che è migliorato tantissimo. Certo. Merito lui... del ruolo anche no, del ragazzo. Innanzitutto sì, innanzitutto merito del ruolo, perché se il ragazzo non ci gioca là bene non può fare. Quindi l'anno scorso ha fatto tante partite da esterno basso, quest'anno pure aveva iniziato da esterno basso ma non ha fatto bene. È un ragazzo che spesso ha cali di concentrazione, però giocando più avanti si evidenziano di meno queste cose. Quindi piano piano deve essere aiutato a stare sempre più concentrato, perché nel momento in cui lui riesce a essere concentrato e fa quelle cose che vanno fatte nel nostro sistema di gioco diventa devastante. Il fatto che sia dell'89 non è, per me non sono under gli 88, gli 89, figuriamoci gli 87. Quindi voglio dire, Rondinelli è un calciatore grande, poi ci dà una mano, però è un calciatore grande. Ormai è già 10 anni che è la mia. Cioè. Grande. Quindi è il secondo, dopo Lattanzi è il secondo, visto che cambia, sì, ruolo. Sì, perché comunque i ragazzi hanno dato grande disponibilità nel cambio del ruolo, doveva essere così, ci mancherebbe, però non sempre tutti accettano questo dagli allenatori. Loro sono stati bravi e tutti e due stanno facendo benissimo. Vieni pure tu. Mister, adesso la classifica, beh, la squadra è a centro classifica, insomma, si guarda insomma comunque sempre a fare meglio. Certo. Al di là ormai del discorso chiuso. Certo, ma questo al di là del risultato, dobbiamo sempre fare meglio, perché dobbiamo avere degli obiettivi, oltre che quelli diciamo personali, anche di gruppo, di squadra, no? E l'obiettivo di squadra è stare sempre più in alto. Questa è la cosa importante, per cui voglio dire, io era importantissimo soprattutto andare a 21 punti e guardare una classifica diversa, perché non meritavamo di stare un po' più giù in classifica. Ok? No, tu? No, ok. Proseguiamo con Sì, lascio loro. Sono i protagonisti.